E allora, nella favola di questa sera, faremo vincere Capitan Uncino e catturare Peter Pan dai pirati. Gianna, cosa fate con queste spade in mano? Sono Capitan Uncino. E io sono Peter Pan. Wendy, quante volte ti devo dire che a tuo padre non piace che racconti queste storie ai tuoi fratelli? Dove sono i miei gemelli? Qualcuno ha visto i miei gemelli? Ah! Chi ha ridotto così la mia camicia? È solo Jack, vieni via. È la mappa di Peter Pan. Ah, Wendy, basta! Sono stufo. Basta frottere di questo Capitan Mancino, Pulcino, Frate Pane. Peter Pan, papà, e Capitan Mancino. Pan, pirate, sono stufo, Wendy. Da domani andrai... È ora che cresci e da domani andrai a dormire in un'altra stanza. Andare anche 20.000 leghe sotto il mare. Fantasia, fantastica astronave per viaggiare più in alto della sera e guardare l'altra faccia della. Magia che va, l'isola che non c'è, e anche chi non ci crede, ci crederà, ci crederà. Forza, letta adesso.
Peter Pan, oh Peter, sapevo che saresti tornato. La tua ombra l'hai trovata, l'avevo conservata. Oh, spero che non si sia sguancita. Sai, sei proprio come ti avevo immaginato. Oh, forse un pochino più alto. Non puoi attaccarla con il sapone, devi cucirla, così devi fare. L'unico modo, prova a pensarci. Sebbene io non ci abbia mai pensato, cucire le ombre, certo, sapevo che era la tua ombra fin dal primo momento che l'ho vista e mi sono detta, la metto via finché lui non torna, ma dopo tutto tornerà. Uno non può lasciare la sua ombra sparsa in giro, sei d'accordo? Basta, le ragazze parlano troppo, finisci la ragazza. Mi chiamo Wendy, Wendy, Mora, Angela, Darling. Gentile, ero venuta a sentire le tue fiabe. Io racconto sempre le tue avventure ai miei fratelli, ma da domani non potrò più farlo. Papà dice che devo crescere. Crescere? Questa è la mia ultima notte nella camera dei bambini. No, Wendy, non voglio, vieni. A dove stiamo andando? L'isola che non c'è. L'isola che non c'è. Laggiù non diventerò mai grande. Oh, sono così felice. Oh, l'isola che non c'è. Credo di doverti dare un babacio. Cos'è un babacio? Oh. Oh, ecco, ora ti mostro. Oh, ma che cos'è? Ma non esistono le fate. No, non dire così. Tutte le volte che qualcuno dice così, una fata da qualche parte muore. Anche io voglio darti un bacio. Sì, sì, vuoi. Ah, ma questo è un bacio. Infilerò nella mia catenina. Sull'isola che non c'è. L'isola che non c'è. Ci porta Peter. Thank you.
e che sa che maturo lo sa. È meraviglioso. Come ci arriviamo sull'isola che non c'è? Volando, naturalmente. Volando. L'unica cosa che dovete fare è pensare a qualcosa che vi rende felice per finire un po' di polvere magica. Forza, Trilli! È meraviglioso. Ed ora attenzione, questa è la nave di Capitano Uncino. Capitano Uncino? Allora esiste davvero? Certo che esiste, ed è pericolosissimo. Ma sono no il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono il capitano Uncino. Allora quando vi chiamo, lasciate tutto correre e fate presto perché che arriva tardi lo sbrano. Avanti chi mi dà notizie di Peter Pan. Lo voglio vivo però, quando la chiappa non so che cosa gli farò. Si prende gioco di me e fa il granasso perché quei branchi di moccio lo stanno ad ascoltare, lo credono un eroe. Ma a voi sembra giusto durante un duello. Ha preso la mia mano, è andata in pasta qui, dannato coccodrillo. Ma non la passa liscia,
io lo dovrò sgannare. Eccolo in vista, è lì con tutta la banda. Meglio che questa volta si arrenda. Non voglio i prigionieri, mi basta solo un ostaggio. La ragione vuole spartere da dati. Avanti alla rimbalzo, avanti alla rimbalzo. Sono, non sono il capitano uncino. Allora avanti col coro. Cantate tutti con me e ripetete con me le cose che vi ho insegnato. Era di noia, che si deve lotta. Se ci chiamo a scuola, la faccia dura, fare più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, ma in fondo lavoriamo per capitano uncino. I pirati noi siamo, il sistema lottiamo. Se ci diamo a scuola, fa la faccia dura, più paura. Ma cosa c'è di male? Ma cosa c'è di strano? Facciamo un gran casino, quando lavoriamo per capitano uncino. Se solo potessi trovare quella lurida tana di Peter Pan. Spugna! 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 Sono qui, capitano. Qua dove? Qua. Qua dove? Qua! Ah, cosa hai mangiato? Un topo morto? No, un topo vivo. E l'ho cucinato. E l'ho messo in forno. È notizia di Peter Pan. Peter chi? Peter Pan. Ah, quel Peter Pan. 15 uomini, 15 uomini sulla cassa del morto. Oh, caro, caro capitano. Sì, non si uccide un pirata mentre sta cantando. Non è segno di buone maniere. Buone maniere, Spugna. Buone maniere è un diavolo. Peter Pan ha pensato buone maniere quando mi ha fatto questo. Dare la mia mano in pasto col dannato coccodrillo. Vergognati. Spaventare il povero capitano. Via, via. Se n'è andato, Spugna? Sì. Non lo sopporto più, non ce la faccio più.
vada a riposarsi un pochino. Età, su tutto a buchi come una spugna, e un bevuto che mi importa poco, faccio la musica cattiva e gioco, e bevo senza ritegno. Sono sempre ubriaco, sono sempre fatto, arrivo a sera che sono distrutto, così, a furia di questo sballo, mi serve quando non so più tu. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante, mi fa una rabbia il fatto che vola, pur non essendo mai andato a scuola, mentre ci provo, ma non mi trovo, a testa in giù. L'infanti rosa bandugli va, che tiene pure una certa età, è tutto buchi come una spugna. Del movimento gli porta poco e fa con viso cattivo gioco e bevo, bevo senza ritegno. Quel Peter Pan non mi ha fatto niente, però deve essere un gran fetente, perché lo dice il mio comandante, mi fa una rabbia il fatto che vuole, pur non essendo mai andato a scuola, mentre ci provo, ma quando mi trovo a testa in giù. Peter Pan, nel frattempo, si avvicina in volo con Wendy ed i suoi fratelli, proprio sopra il covo dei pirati. Ma Capitan Uncino li scopre e ordina ai suoi uomini di colpirli con il fuoco dei cannoni. Peter dice a Trilli di mettere al sicuro i ragazzi. Ci penserà lui a Capitan Uncino e ai suoi terribili pirati. Ma Trilli, gelosa di Wendy, tenta in tutti i modi di far perdere la strada ai ragazzi. Vola via veloce senza aspettarli e corre ad avvertire i bimbi sperduti. Gli è successo? Gli ha portato una mamma, per voi la trattate così? Una mamma? Trilli, Trilli, non sarai più mia amica, sarai incredata al mio regno per sempre. No, non per sempre. Allora per una settimana. Vieni Wendy, ti mostro l'isola. Oh Peter, portami a vedere le sirene. Noi
Sì, sono. Si vede in lontananza una barca. È Capitan Uncino con Spugna e la principessa Giglio Tigrato. Capitan Uncino l'aveva fatta catturare per farle rivelare il nascondiglio di Peter Pan. Ma il volto della ragazza è impassibile. È la figlia di un capo e come tale non si lascia impaurire. All'improvviso Peter Pan balza fuori e sfida Capitan Uncino. Il pirata sguaina la spada e cerca di colpirlo, ma Peter è troppo agile per lui, schiva facilmente i suoi colpi prendendolo in giro. Alla fine il pirata cade nel vuoto, rimanendo appeso con l'uncino a una roccia. Sotto di lui ecco aprirsi la bocca del coccodrillo che già pregusta il suo pranzetto. Intanto Giglio Tigrato sta per annegare. Mentre Capitan Uncino sfugge ancora una volta al terribile coccodrillo, Peter Pan riesce a salvare la principessa. Il nostro eroe vola via con la fanciulla fra le braccia. Nel frattempo, Trilli se ne sta tutta sola e da lontano osserva quel che accade nell'accampamento indiano. È triste, pensierosa, perché è stata scacciata, ma non sa che sta per essere catturata. Improvvisamente si ritrova al buio, catturata da Spugna. Sì, signorina Trilli, Capitan Uncino ammette la sua sconfitta. Domani lascerò l'isola per non tornarci mai più. Ma fare l'isola? Non posso credersi. Finalmente, capitano. Già. A proposito, è vero che Wendy sta cercando di portarvi via Peter? Lacrime. Allora la verità. Guarda, Spugna, quella povera ragazza. Sì, è quella Wendy che ha rovinato tutto. Ma quel Peter non ha un briciolo di vergogna. Signor Spugna, dobbiamo parlare con il ragazzo. Salperemo domani mattina. Ma capitano, non sappiamo dove è il nascondiglio di Peter Pan. Oh, perbacco, è vero. Non ci avevo pensato. Posso mostrarvi io dove è il tuo nascondiglio? Dunque, mia cara, ci puoi mostrare la strada? Ha sentito, Spugna? Prenda nota, Spugna, prenda nota. Prenda nota, Spugna, sì, signor capitano. Farete del male a Peter? Cosa? Fare del male a Peter? Signora, Uncino ha dato la sua parola. Non metterò un dito o un uncino su Peter Pan. Ecco qui.
Ah, l'albero dell'impiccato, in tutto questo tempo non l'avevamo mai capito. Vero, Spugna? Sì, capitano. Grazie, mia cara, c'è stata di grande aiuto. Ora me ne posso andare, vero? Sì, sì, Spugna, metti la signorina in gabbia. Aquila volante, salute sei guerrieri, auk. Grande capo saluta piccola mamma, auk. Cosa succede? Tutti mi adorano. Specialmente Dio ti grato. Dio ti grato. Gianna, Michela, pulitevi la faccia e preparatevi per andare a letto. Domani mattina partiremo. No, non andare a casa. Ma Peter, sì, serio, dopo tutto noi abbiamo bisogno della nostra mamma. Ma certo che no. Non avrete per caso dimenticato la vostra mamma? Penso di aver avuto una volta una mamma. Com'era? Penso di aver dimenticato. Ma quella non è una mamma. No, no, ragazzi, vi spiegherò io com'è una mamma. Sì. Una mamma, una vera mamma, è la cosa più bella del mondo. Lei è una voce angelica che ti dice buonanotte. È il tepore di un viso e due labbra che ti sfiorano il viso. Sì, certo, credo che mamma sarebbe felicissima di tenervi con noi. Sempre che Peter sia d'accordo. Sì, tornate a casa, ma una volta che sarete cresciuti non tornate mai più.
Pluto ha un gioco grande. E se chi ti risponde, ti dice è presto, mi fai perché, fai perché, quando sarai grande, saprai, saprai, saprai perché, quando sarai grande. Se ne pentiranno. Peter Pan, addio Peter. Wendy ha convinto i suoi fratelli che ormai è ora di tornare a casa. Ma prima di andare, proprio come una vera mamma, lascia vicino al letto di Peter una conchiglia con alcune gocce di acqua e gli fa promettere di prenderla come se fosse una vera medicina. Sfortunatamente, appena lei e i bambini escono dal nascondiglio, vengono catturati dai pirati. Solo Peter rimane salvo sottoterra, ma Uncino, entrato di nascosto, mette gocce di veleno nella conchiglia e prima di andarsene lascia una bomba camuffata da regalo da parte di Wendy. Forza, avanti, legateli! Yahoo! 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 Andiamo a fare i corsari, a fare i ladroni del mar. Non c'è bucanier che non sia fier di andare col pro di un cin. Il re dei malandrini. Rin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare. Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrò. Colui che firmerà è un'occasione senza pari. Chi vuole firmare sa, chi non lo fa finisce in mar. A voi la scelta, no, a voi la scelta, già. Yahoo, 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 yahoo. A voi dovrete piacere la vita del filibustier. Se strato sarà ciascun, vedrà che avrà tesori in quantità. Via, venite a me, con noi e troverci. Tiriamo, 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 ingaggiamoci. Voglio dirmi anch'io. Anch'io sarò una grande avventura. Ma ragazzi, non mi vergognate. No, no, lui non lo farà, Peter Pan ci salverà. Fermate, saltate fuori bordo. No.
No, noi non ci uniremo mai alla tua ciurma. Peter Pan li salverà, Spugna. Peter Pan li salverà, capitano. Non credo, mia cara. Le abbiamo lasciato il regalo. Credo sia quasi ora. 5, 4, 3, 2, 1. No. Nel frattempo, Trilli, riuscita a liberarsi dalla sua gabbia, vola velocissima da Peter per avvertirlo. Arriva proprio mentre sta aprendo il pacco. Il ragazzo non vuole cedere quel dono, sul quale il perfido uncino ha lasciato un falso biglietto firmato da Wendy. Ma Trilli glielo toglie dalle mani e lo lancia fuori dal nascondiglio prima che esploda. Poi, accortasi del veleno nella conchiglia, lo inghiotte prima che lo faccia Peter Pan. Trilli si accascia. Delle fate? Sì. Più forte? Sì. Lo giuro, io credo alle fate, lo giuro. Trilli si riprende e si abbracciano. La fata racconta a Peter ciò che è accaduto con Uncino. Insieme volano verso la nave del capitano. Avete sentito il botto? Era il nostro regalo per addio per Peter. Una bomba. Non ci crediamo, Peter è invincibile. No, noi non ci uniremo mai alla tua ciurma. Allora, prima le segnali un bel volo dal trampolino. Ehi, per tutti! Peter! Non è possibile! Madonna. Duello. Peter.
mettere il vecchio uncino, vero? Farò tutto quello che vuoi. Ok, devi dire che sei un baccalà. Più forte. Più forte. Sono un baccalà! Uncino un baccalà. Uncino un baccalà. Uncino un baccalà. Bene, ti lascio andare, uncino. Dove siamo diretti? A Londra. Gianna, Michela, si torna a casa. Polvere di fata, forza Trilli. Fa che pena, ecco dietro. Peter a bordo della nave pirata che ora vola, grazie alla polvere di Trilli, riporta Gianna, Michela e Wendy a Londra. La mamma è addormentata accanto alla finestra. I ragazzi guardano la nave che si allontana nel cielo e salutano Peter con la mano. Non dimenticheranno mai questa meravigliosa avventura. Onde sospinte dalla mare, Giorgia, che fumo di una linfa, questo è il mondo sul quale tu volerai. Siria, Ricca, vai volare via con la fantasia, libera i sogni che Ludovica, Siria, Siri, Aurora, Martina. Mattia. Allora, vi ringraziamo di essere venuti e speriamo vi sia piaciuto. E adesso, prima di andare via, volevamo fare un saluto particolare
ad una nostra amica che va in Friuli e quindi l'anno prossimo non c'è più. Allora, da parte di tutti noi, volevamo consegnarle un piccolo ricordino. Allora, questa è la maglietta dei Tutti Esauriti che i tuoi amici ti hanno colorato e ti hanno fatto le loro firme. Così, e questo è un piccolo ricordo con le fotografie del teatro. Un applauso alla Giorgia. Grazie a tutti. Alla prossima. Giorgia, fate un bell'inchino e andiamo. Bell'inchino. Sospinte dalla marea, dolce il profumo di una ninfea. Questo è il tuo mondo sul quale tu volerai.